Cosa si intende per infrastruttura del volontariato e quale ruolo può svolgere per il suo sviluppo? Penso che le infrastrutture del volontariato siano sistemi, strutture e strumenti che intendano facilitare il volontariato. E ritengo che se guardiamo a ciò che può facilitare il volontariato in termini di strutture, abbiamo ad esempio strutture come le vostre, i centri di servizio per il volontariato. Essi facilitano i volontari, li connettono alle organizzazioni di volontariato, forniscono quindi le strutture perché i volontari siano facilitati a fare volontariato e perché le organizzazioni in cerca di volontari possano trovarne. Penso che riguardo agli strumenti sia meglio che io dia una prospettiva europea. Quali strumenti possiamo sviluppare per facilitare il volontariato? Come sapete, ci sono numerosi programmi, come il Servizio Volontario Europeo per i giovani, e per i senior ci sono possibilità nell'ambito del programma Grandvig. Ma ugualmente potremmo pensare ad una carta per i volontari, o qualcosa tipo un passaporto europeo, simile a Europass. Perciò ci sarebbero diversi strumenti che potremmo sviluppare a livello europeo per facilitare il volontariato. In quale modo il 2011 può favorire lo sviluppo dell'infrastruttura del volontariato? La prima cosa che spero che il 2011 otterrà sia creare consapevolezza sui volontari e su quello che fanno a livello nazionale in ogni paese. Questo è molto importante, perché importanti sono consapevolezza e apprezzamento, in quanto parlare di infrastruttura del volontariato è spesso difficile. Infatti, alcune volte le persone pensano: voglio fare volontariato, è una cosa buona, facciamolo senza preoccuparci troppo. Ma ovviamente la società nella quale viviamo è abbastanza complessa. Perciò, per facilitare i volontari e per fare in modo di ottenere il meglio da loro, abbiamo bisogno di un'infrastruttura del volontariato. We do need a volunteering infrastructure. So I think first of all awareness and then secondly to look at maybe best practice in other countries to see. Ho parlato prima degli strumenti che possiamo avere a livello europeo e provare a fare in modo che essi facilitino il volontariato. E a livello nazionale voi avete i vostri centri di servizio per il volontariato. Noi abbiamo un sistema simile in Irlanda. In altri paesi hanno sistemi diversi. Foster volunteering at a national level. You have your volunteer centers. We have a similar system in Ireland. In other countries they have different systems. Perciò ritengo che se guardiamo gli esempi migliori a livello europeo, possiamo vedere cosa si può imparare da questi. Penso che ciò possa essere utile. Che tipo di contributo possono dare i centri di supporto per il volontariato affinché il 2011 raggiunga dei risultati concreti? I risultati concreti sono certamente ciò che tutti vorrebbero, in quanto, mentre l'aumento di consapevolezza è molto importante e ha il suo valore, i risultati concreti sono quelli che tutti ci aspettiamo. Penso che una delle questioni che ci troviamo ad affrontare a livello europeo, e mi terrò su questo livello, è che non c'è una base legale per il volontariato. Ciò comporta che le mani della Commissione siano legate quando si tratta di entrare in azione. Ad ogni modo, c'è una base legale per ciò che concerne il capitolo cittadinanza e ritengo che a livello europeo possiamo portare avanti il discorso proprio partendo da questa base legale. And already I'm trying to put pressure on the Commission to look at the possibility of perhaps a green paper on volunteering. Già sto facendo pressione sulla Commissione perché consideri la possibilità di un libro verde sul volontariato dopo il 2011. Ma come ho già detto, la base legale è molto importante perché l'Unione Europea non può agire se non ne ha la competenza, se non ne ha il potere. Questo potrebbe essere un risultato concreto, ma ugualmente ci sono cose concrete che possiamo fare fin da ora, anche nelle circostanze attuali. Per esempio, i contributi in natura sono quelli attraverso i quali il contributo del volontario potrebbe sostituire il cofinanziamento. Questi sistemi sono già attuati in alcuni programmi europei, ma alcuni paesi li usano, mentre altri no. Se potessimo incentivare gli Stati membri a considerare i contributi in natura normalmente, ciò sarebbe molto utile per i volontari e le organizzazioni di volontariato, in quanto le risorse sono ovviamente una delle questioni più importanti. That could be very useful for volunteers and voluntary organizations, you know, because resources obviously are at a premium. So again, another example is if we. Un altro esempio è incoraggiare gli Stati membri ad affrontare questioni come l'assicurazione per i volontari, perché questo è certamente un argomento che interessa diversi paesi. Quindi ci sono risultati concreti che possiamo
possiamo sperare di ottenere alla fine del 2011. Ma è un processo in divenire e la questione della base legale, come ho già detto, crea alcune difficoltà. Ma non è un problema insormontabile se noi lo trattiamo entro il capitolo cittadinanza. Così penso che potremo andare avanti a livello europeo. If we deal with it under citizenship, then I think we can begin to move forward at European level. And the last one. Quale concreta influenza il 2011 potrà avere sulle istituzioni e sulle politiche europee e nazionali? Quale ricaduta sui volontari? Penso che questa sia una domanda simile alla precedente. Si cerca di capire quali saranno i risultati concreti a livello delle varie istituzioni europee. Come ho già detto, alcuni programmi europei sono già stati creati, come il Servizio Volontario Europeo e Grandvig, il quale penso che sia per i senior. E penso che dobbiamo promuovere più opportunità a livello europeo, opportunità perché i senior possano essere maggiormente coinvolti nel volontariato e anche per il volontariato intergenerazionale. E vorrei proporre che questi programmi siano ampliati. Be hopeful, or at least I will propose that such programs should be part. They are already part. Grandvig already promotes older volunteering, but at quite a narrow level. Grandvig promuove già questo tipo di volontariato, ma ancora in maniera ridotta. Ritengo che sia necessario dare maggiore attenzione a questo. L'Unione Europea ha già molti programmi che promuovono la mobilità, spostarsi da un paese all'altro e imparare dai buoni esempi. Ciò che vorrei e che potrebbe essere un risultato tangibile sarebbe l'aumento del numero dei programmi che facilitino il volontariato, sia per i senior che per i giovani, e anche per il volontariato intergenerazionale, perché la solidarietà intergenerazionale è assolutamente cruciale per le nostre società. Spero che gli Stati membri possano essere persuasi a prestare attenzione a quest'ultimo punto, i contributi in natura e la questione dell'assicurazione. Per quanto riguarda la questione della carta dei volontari, ritengo che sia difficile che a livello europeo 27 Stati membri trovino un accordo. Penso che idealmente lo si possa sperare nel lungo termine, ma per essere sincera non penso che riusciremo ad ottenerla nel breve termine. Ma forse potremo iniziare con strumenti come l'Europass. Come ho già detto, se avessimo un passaporto per i volontari, attraverso il quale i volontari potessero ricevere crediti o vedersi riconosciuta la loro esperienza di volontariato, particolarmente per i giovani, quell'esperienza potrebbe essere a disposizione per aumentare la loro occupabilità nei confronti dei loro datori di lavoro. Perciò, penso che abbiamo diverse opzioni a disposizione, ma certamente, come qualsiasi altra cosa, dipenderà dalla determinazione di coloro che sono al Parlamento e anche delle organizzazioni di volontariato nel fare pressione su Commissione e Parlamento per ottenere ciò che si vuole. Okay. Thank you very much. You're welcome.